Confida nel Signore Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Questa è l'ultima settimana del tempo ordinario, una settimana che ci spinge ad abbandonarci nelle mani di Dio e all'ascolto della Sua parola, perché il Signore anche oggi ci parla. Oggi con il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, 1-4. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse: «In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». Amen. Oggi abbiamo soltanto 4 versetti che ci vengono presentati e si parla dell'offerta nel tesoro del Tempio. Un momento importante per tutti i giudei, dove portavano offerte per il Tempio di Gerusalemme, un culto che tra l'altro era proposto e offerto da parte dei sacerdoti, del sommo sacerdote. Ma quanto era importante il Tempio per il popolo di Israele. E questa offerta era una partecipazione di ciascuno nella preghiera che sale verso Dio. In questo tempo Gesù alza gli occhi, guarda le persone che portano le proprie offerte nel tesoro del Tempio e vede una distinzione. Alcuni che sono ricchi, che gettano delle monete, sicuramente di grande valore, ma al tempo stesso una vedova, quindi una persona che è stata emarginata a causa della propria condizione, perché comunque le vedove non avevano chissà che diritti, purtroppo. Rientrava in quella categoria dei poveri. E avvicinandosi al Tempio, al tesoro, ha gettato questa parte molto, molto minima, potremmo dire, due monetine. Sembrava che per il Tempio non valesse nulla, ma in realtà Gesù dà e fa un'osservazione importantissima. Sapendo quanto avrebbero potuto dare i ricchi, vede che invece questa vedova povera ha dato tutto quello che aveva nella sua miseria. Quanto è importante concretamente anche per noi seguire Cristo in un atteggiamento di generosità, perché quando noi sperimentiamo che Dio è misericordioso, che Dio è generoso, che Dio è fedele con ogni sua promessa per ciascuno di noi nella nostra vita, allora il nostro cuore si apre, il nostro cuore arde, pieno del calore del suo amore, e diventa generoso. E anche noi vogliamo offrire agli altri questo dono. Ecco, la differenza tra chi vive in comunione con Dio, che ha un cuore sempre caloroso, disponibile perché confida in Lui e sarà generoso nel donare. E sa che le parole di Gesù sono vere. Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Date e vi sarà dato. Ecco allora quanto abbiamo bisogno oggi di chiedere a Dio una nuova esperienza. Abbiamo bisogno di confidare in Lui. Perché molto spesso noi ci attacchiamo anche ai beni, alle cose di questo mondo. Non abbiamo fiducia che Dio è un Dio provvidente. E a volte quando facciamo un gesto di generosità e non potremo farlo, come questa vedova, Dio ci ricompensa.
Dio restituisce quanto abbiamo dato e molto spesso lo moltiplica. Ma solo dopo lo sappiamo, solo dopo facciamo questa esperienza. Noi siamo una comunità che è nata dalla provvidenza. Infatti la nostra attività di evangelizzazione è per gli altri. Non è un lavoro preciso, concreto, come avviene nel mondo, ma è un'opera dal mattino alla sera di evangelizzazione. E Dio non ci ha mai abbandonato. Quanto è importante rimetterci nelle sue mani, avere fiducia che Lui è un Dio provvidente. E quando noi siamo generosi, Dio si preoccupa di noi, sta al nostro fianco, non ci fa mancare di noi. Allora gli diciamo grazie, Signore Gesù, per questa Tua parola. Grazie, oh Signore, perché Tu vieni oggi a visitarci, vieni a visitare il mio cuore e vieni a donarmi di camminare con Te e in Te. Voglio credere che chi confida in Te non rimane deluso. Voglio cercarti oggi nella mia vita, nel mio lavoro. Voglio cercarti oggi nella mia famiglia. Voglio essere luce per gli altri, Signore, e sperimentare che chi confida in Te non rimane mai deluso. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, allora oggi che il Signore ci benedica e ci accompagni con questo slogan, con questa preghiera. Confida nel Signore Gesù. Confidiamo in Lui, Lui non ci abbandona, Lui è al nostro fianco. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Parlami, Signore, ti ascolto.